Nella premessa direi che ci stia purtroppo tutto, come dire, la sintesi della situazione che stiamo vivendo, con una premessa che, rappresentando le istanze e le ragioni, diciamo, di chi si occupa della trasformazione del territorio, cioè dell'edilizia, diciamo, l'esportazione, il tema, il problema esportazione non esiste complessivamente, e quindi ha una declinazione tutta sua particolare, va un po' per i fatti suoi, diciamo, per certi versi, questo ragionamento, addirittura con delle aggravanti, e dopo cercherò velocemente di provare a declinare almeno un paio. Il tema della capitalizzazione esiste, nel senso che rispetto al passato la selezione che gli istituti stanno compiendo relativamente agli studi bancari, relativamente a tutto quello che si propone, già di per sé rappresenta una nuova era per tutto il mestiere, e diciamo per certi versi rappresenta anche una bonifica di un mercato che evidentemente ha dato tanto negli ultimi anni, quindi evidentemente è una fase di revisione del suo stesso perché, per certi versi, cercando di leggere, come dire, le note positive di quello che accade al meglio. Il tema invece importante è il tema dell'attrattività, io al quale aggiungerei competitività, e cioè la ragione, prima dicevo una sottolineatura, del fatto che la trasformazione del territorio, come non altri settori, non altri ambiti dell'economia, ha a che fare con una forte correlazione con la pubblica amministrazione. Ecco, allora, come dire, cosa significa attrattività o competitività? Si indica evidentemente una pubblica amministrazione che riesce a recepire, che coglie il cambiamento, che recepisce non tanto le istanze delle imprese, ma della collettività che insiste su un sistema territoriale. E cioè un'economia che ha delle dinamiche che coinvolgono anche la trasformazione del territorio, ma della quale trasformazione difficilmente le amministrazioni colgono le dimensioni economiche. E intendo dire cosa significa fare un'infrastruttura. Un'infrastruttura significa per un territorio non solo la realizzazione, diciamo, diretta dell'opera, non solo l'indotto che un'opera genera sul territorio in termini di ricchezza che distribuisce, ma anche l'uso dal punto di vista economico che quell'infrastruttura genera e che può, come dire, creare in termini di competitività. Competitività è una dimensione economica. Ecco, credo che la pubblica amministrazione, chi ci amministra, debba sempre di più tener conto di questo. Ecco, non è una critica, ma vuole essere un supporto per il futuro. Mi scusi, lei crede nei 100 miliardi che ha promesso il ministro Passa di un'infrastruttura? Io, come dire, io credo che quella debba essere la strada. Poi ognuno fa il proprio mestiere, giudicheremo quello che fanno, perché se ci mettiamo, come dire, a fare processi di intenzioni, evidentemente processi che siamo bravissimi. Anche io credo che quella debba essere la strada, in particolare se, come dire, ci caliamo nel territorio nostro locale, abbiamo un'infrastruttura che, come dire, sono, che è società autostrada disponibile a realizzare, ci mettiamo al passato nord, che credo forte, dovrebbe crescere la competitività del nostro territorio, rendere più permeabile all'economia, a chi si occupa, come dire, di economia, diciamo così. Un'attività è un'opera, per esempio, che ha costo zero per la collettività. Ecco, ci sembra un delitto, un'opera importante, peraltro pagata in project financing, quindi a costo zero per la collettività, che per circa 20 anni debba rimanere in un angolino, in un cassetto, e voluta o non voluta, ma insomma, questo dell'infrastruttura è un tema che per il nostro territorio è piuttosto doloroso, per usare altri aggettivi. Competitività, attrattività, diciamo che c'è una forte, come dire, ha un forte peso anche qui un'altra dimensione di quella giuridica, cioè è chiaro che un territorio come il nostro, dove ogni, parlavamo prima della gestione dei fornitori, addirittura la pubblica amministrazione, sappiamo al nostro mondo deve conoscere per fuori da nero, c'è un problema di giurisprudenza, di lentezza della giurisprudenza che rende ancora più complesse le giurisprudenze una dinamica più virtuosa di quello che sono le dimensioni economiche. Io tante altre cose da dire, ma insomma direi che anche un iscritto sia capace di rimettere in moto il settore di specie di vetro. Dunque, sicuramente l'aumento delle detrazioni al 50%, vuol dire, sicuramente genera, dovrebbe, crediamo, comunque una situazione difficile, perché poi è chiaro che le detrazioni ci sono, ma
bisogna che gli istituti bancari aiutino quelle famiglie che vogliono realizzare il lavoro. È un insieme di cose, è un primo passo, lo salutiamo con favore, speriamo ce ne siano altri. Tema infrastrutture per primo. Mi fermo qui. Signora. Partendo dalla parcellizzazione della dimensione delle imprese, io vorrei fare due considerazioni, prima a livello macro e poi scendere sul territorio di Bologna. Noi sono almeno 20 anni che diciamo che abbiamo troppe piccole e medie imprese che dobbiamo aiutare a crescerle, che si devono aggregare, e di fatto nell'arco di questo lungo periodo abbiamo avuto alcuni esempi sporadici, ma rimangono tali. Basta guardare le operazioni di diversa natura che abbiamo avuto sul territorio. Lo stesso Fondo Italiano di Investimenti era nato con l'intenzione di potenziare e di aggregare. Nel 2011, che è stato il primo anno che è andato a regime, ha fatto 27 operazioni, che su 4 milioni e mezzo di imprese che abbiamo sono sicuramente dei belli esempi, ma rimangono tali. E questo perché? Perché probabilmente non si è mai riusciti a costruire un percorso dove ogni attore deve fare la sua parte, perché è vero che l'imprenditore è molto geloso della propria azienda, del proprio lavoro, ma è anche vero che se ci fossero dei benefici fiscali importanti, allora l'imprenditore farebbe un pensierino di più su questo percorso di aggregazione. Se ci fosse davvero un miglioramento del rating da parte delle banche, allora forse l'imprenditore sarebbe ulteriormente avvantaggiato. Se ci fosse una maggiore elasticità e flessibilità da parte delle parti sociali, perché aggregare vuol dire inevitabilmente anche razionalizzare e ristrutturare, probabilmente allora l'imprenditore ci penserebbe una volta di più. In Italia abbiamo avuto nel 2008 con la manovra estiva un abbrivio che era stata la legge sui contratti di rete. Io lo chiamo tale perché ad oggi, dopo 4 anni, ancora il contratto di rete è un bellissimo progetto che però non ha personalità fiscale. Quindi le imprese si mettono assieme, si fanno un bel marchio, si presentano come unità unica sui mercati esteri e poi a chi domanda, chi fattura, o tu o io oppure qualcun altro, perché la rete non ha una personalità giuridica. La rete non è l'aggregazione, è un primo passo per far abbattere le barriere delle imprese, per iniziare a conoscersi, per iniziare a scambiarsi informazioni. Da lì, secondo passo, alcuni della rete si aggregano con operazioni societarie, che sono quelle di cui abbiamo veramente bisogno. È chiaro che se non funziona il primo meccanismo e uno vede intravede dei percorsi incerti, beh, nel percorso incerto non si va per definizione, perché oggi abbiamo bisogno di regole molto chiare e veloci. Scendendo invece nel nostro dettaglio bolognese, e volendo rispondere alla sua domanda, noi abbiamo già di fatto moltissime relazioni di rete non formalizzate. Tutte le filiere, dall'automazione al packaging, dall'agroalimentare all'automotive, al motociclo, di fatto sono rapporti consolidati tra aziende e una rete di subfornitori molto importanti. Da qualche anno è necessario che questa rete di subfornitori faccia un passaggio in più e si aggreghi. Perché? Perché nella dimensione internazionale di quelle che per noi oggi sono le grandi imprese, i grandi committenti, in realtà dimensionati sul mondo sono piccole aziende che anche loro combattono tutti i giorni per spuntare dei competitor come Siemens, come Bosch, e quindi strappano le condizioni che riescono a strappare. Va da sé che poi a catena, in tutta la catena della subfornitura, un lungo pagamento è un pagamento lungo anche per il subfornitore. In questo mi sento di dire che non tutte, ma moltissime delle nostre realtà su quel distretto di fornitori a cui tengono particolarmente hanno allungato i pagamenti, ma hanno anche trovato delle soluzioni finanziarie per aiutarli, quindi con delle cessioni di credito, con degli anticipi, per cui c'è di fatto una collaborazione molto forte, molto più di quella che qui possa trasparire, dove il rapporto non è cliente sul fornitore, ma è di partnership e di grande collaborazione. Ora si tratta di mettere insieme il meglio di queste pratiche e magari strutturarle in forme anche laddove non sono nate spontaneamente. Però siamo sicuramente un territorio che rispetto a questi rapporti è più avvantaggiato rispetto ad altri. Allora,
Faccio una premessa che parte dalla questione dimensionale, su cui tornerò poi alla fine. Io credo anzitutto che la questione della dimensione, che sia la dimensione dell'apparato produttivo, che sia ovviamente correlata alla questione della capitalizzazione, sia un problema serio e giustamente posto. Non dobbiamo pensare che sia l'unica questione su cui andare a intervenire, perché altrimenti corriamo il rischio di mortificare tutte le altre importanti categorie interpretative e di intervento di politica industriale. Perché dico questo? Dico questo perché la dimensione, la questione dimensionale della capitalizzazione, paradossalmente per le caratteristiche storiche e culturali dell'evoluzione produttiva nel nostro tessuto emiliano-romagnolo, borghese in particolare, ma emiliano in generale, borghese, modenese, reggiano, è probabilmente la questione più difficile da affrontare rispetto a tante altre che sono difficili ma non soffrono di un modello originario che dobbiamo ricordarci, perché ci dobbiamo ricordare da dove veniamo. Il boom del nostro sistema produttivo, della sua capacità di esportazione con tutti i benefici di cui abbiamo goduto largamente fino a ieri, ancora oggi in buona misura, ma diciamo fino al 2008 come formula vincente, derivano dal modello della esternalizzazione di funzioni da parte delle grandi imprese committenti, che alla fine degli anni 70 cominciano a incentivare un gran numero di propri dipendenti che si organizzano nei garage, nei piccoli capannoni e così via, e si prendono un pezzo della produzione. Sono anzitutto le lavorazioni elementari, quindi attività di servizio, la tornitura, la fresatura e così via, ma anche la produzione, poi dopo, se il processo si fa più sofisticato, la produzione di semi lavorati così. Questo modello, che ha lasciato spazio poi in termini percentuali a una crescita di questi piccoli che sono usciti, per cui io conosco tanti imprenditori oggi, e questo non è un problema, sessantenni, settantenni, che hanno cominciato nel garage negli anni 70 e oggi esportano in tutto il mondo, hanno centinaia di dipendenti e sono piazzati nei mercati dell'America meridionale piuttosto che su quelli europei tutto campo, piuttosto che nei paesi emergenti. Però soltanto una piccola parte di questi ha percorso questo tipo di tragitto di evoluzione. Il grosso è rimasto ancorato a una concezione di mercato locale, di domanda garantita e di non necessità di interventi sulla capitalizzazione e sulla crescita dimensionale. Va considerato il distretto con le sue caratteristiche messo insieme. E tutto questo distretto, e questo è un punto che vorrei sottolineare, si è avvantaggiato tra gli anni 70 e gli anni 80 di tutta una serie di condizioni che hanno reso possibile il boom dell'esportazione, soprattutto nell'ambito delle diverse filiere della meccanica e non solo, di tutta una serie di condizioni estremamente facilitanti. La tradizione del forte del sistema dell'istruzione professionale che avevamo nel nostro territorio e che origina subito dal dopoguerra, un sistema di infrastrutture che in una certa fase della nostra epoca, della nostra storia, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, si è posto all'avanguardia in Italia. Un sistema di servizi pubblici che era adeguato rispetto alle esigenze della società, perché se noi abbiamo il più alto tasso di occupazione femminile in Emilia Romagna rispetto al resto d'Italia è perché c'erano servizi pubblici che erano in grado di agire sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che quindi rendevano possibile anche quella parte, mentre invece oggi i servizi pubblici non sono più quantitativamente, non qualitativamente, ma quantitativamente adeguati alle esigenze della società. E oltre a questo c'era un tasso elevato di innovazione diffusa che ha fatto di Bologna la provincia con più alto numero di brevetti
pro capite in Italia, l'innovazione non sulla ricerca pura ma sulla parte applicativa e di manutenzione dell'attività brevettuale. E infine credito ottimo e abbondante per moltissimo tempo. Ora, tutto questo grande sistema di coerenze, dal 2008 in poi, dalla Lehman Brothers in poi, nel giro di pochissimi mesi salta. Non è che non mostrasse già le sue criticità, ha ragione il professore quando dice che dal 2001 che il nostro sistema paese soffre di mancanza di crescita adeguata rispetto soprattutto sul versante della produttività. D'accordissimo. Noi nel nostro territorio eravamo in grado, come dire, di mascherare questa debolezza strutturale e in qualche modo di controbilanciarla con i grandi volumi di export che comunque riuscivamo a riversare in giro per il mondo. Oggi che tutto questo, tutte quelle misure, quelle dimensioni di forza competitiva che avevamo non ci sono più, da che parte ripartiamo? È ovvio che dobbiamo anche includere la dimensione e quindi delle diverse tipologie di incentivo, di politica industriale o di atteggiamento da parte degli imprenditori, che la rete è uno degli esempi possibili, ma è una cosa, sono d'accordo con quello che diceva Luciana Ferrara prima, che riguarda pochi e non avrà una grande incisività. Dobbiamo essere coraggiosi nel dirlo, che le politiche di aggregazione basate sulle reti, anche con incentivi fiscali robusti, quelli che oggi non ci sono, potranno avere una grande incisività. Certo, possono essere un pezzetto, un tassello del puzzle se noi agiamo anche su altri versanti. Allora vorrei fare un esempio che mi è capitato alla nostra impresa, una piccola impresa, di quelle che probabilmente non sono capitalizzate a sufficienza, eccetera, eccetera. Una piccola impresa con 15-20 addetti del nostro territorio, che in rete con altre due imprese, non del territorio, una veneta e una lombarda, concorre, avendo un know-how specifico molto elevato, a una commessa dell'alta velocità del governo cinese. E gli unici competitori su questa commessa sono i tedeschi. Il nostro prodotto in termini di rapporto qualità-prezzo è assolutamente competitivo e in condizioni di mercato gestito unicamente da un interlocutore che fa la committente e le imprese, forse l'avremmo anche portata a casa. E invece che cos'è che succede? Che nel momento decisivo, di fronte al governo cinese, si presenta il governatore del Veneto, si presenta tutto il sistema bancario e si presentano ovviamente le sanzioni insieme alle imprese. È un sistema che si è mosso e il sistema porta a casa la commessa. Quel giorno a presentare l'offertina sulla gara d'appalto le nostre imprese erano da sole. Allora, e qui una grande discriminante. Va bene, lavoriamo sulla dimensione, ma non scordiamoci che la nostra forza storica è l'insieme, è il sistema territoriale che in tanti anni abbiamo costruito. Ma nel senso che c'è stato un rifiuto, o nel senso che le imprese non hanno chiesto? Non l'hanno nemmeno chiesto perché non c'è l'abitudine, è un sistema ricorrente di lavoro, perché in Germania questa cosa qui la fanno tutti i giorni, sistematicamente, quindi c'è un meccanismo. Qui si sarebbe dovuta costruire una procedura straordinaria che forse quella volta lì. Che cosa è questa impresa? Questa è un'impresa della meccanica che fa. Scusi, che cosa? Direttore, ma lei l'ha seguita la versione dell'Avio, italiana, che ha mandato un rocket con un materiale 70% finanziato da noi, né siamo stati presenti al lancio, né, e questo è veramente stupefacente perché c'era solo da incassare dividendi, alla cena di celebrazione in Francia, alla quale presente non solo il primo ministro, ma il ministro dell'industria francese, che davanti non c'era nessuno. Nessuno. Cioè, si trattava solo di incassare, perché i soldi erano più messi, quindi no, c'era stata una buona figura. No? Anche se mi pare che le banche, le due grandi banche nazionali siano ormai presenti in tutti i territori di grande espansione. Le banche ci sono, c'è il pubblico che fa missioni all'estero, ci sono le imprese che sarebbero disponibili, non siamo capaci di costruire un modello di lavoro che metta a sistema, sia capace di produrre più valore della somma delle singole parti. Oggi noi sul nostro territorio disperdiamo valore in continuazione, abbiamo tutti gli ingredienti, non riusciamo a combinarli insieme. O ci mettiamo in testa di fare questa cosa qui o davvero il futuro
è veramente... È la garanzia di qualcuno che copre, tra virgolette, le spalle a queste piccole realtà di piccole dimensioni. Ma non ti viene neanche in mente di farlo. Lo stesso esempio quando abbiamo portato le imprese della protesi che è in Cina, cioè se non ci fosse stata l'associazione dietro dicendo che eravamo in 2000, che avevamo la regione, che avevamo qui... Queste piccole realtà che insieme fanno 20 milioni di euro di fatturato, ma non le avrebbero nemmeno ricevute, perché non sono credibili per i loro volumi. E quindi la domanda è, va bene, ma se poi gli affido un dire importante in termini di garanzia, a chi mi appoggio? È vero anche che noi siamo, sono d'accordissimo. Siamo anche abbastanza esperti nel moltiplicare i punti di sostegno, se noi abbiamo l'ICE fortunatamente arrestato, abbiamo la promozione delle regioni, abbiamo la promozione delle province, ne abbiamo tanti, spesso spendiamo i soldi anche in maniera non efficiente. Infatti dobbiamo ridurre il numero dei soggetti. Dobbiamo ridurre e organizzare questo tipo di... E non sono sicuro, a proposito di quello che appena detto, che il fatto che è una fortuna che lì ci sia rimasta. È una questione molto... Su cui si può discutere a lungo e bisogna dire nel dettaglio. Io in partenza non la considero una fortuna, poi dopo vedremo come evolve. Avevamo deciso che stava per saltare e che tutto il personale sarebbe andato ai ministeri, insomma, la solita cosa